di mano a destra per emulare visione autostroscopica secondo modalità della casa giapponese NHK. Vi saluto. Similar way of autostroscopic system. Del blog di Sony vagamente affinità col sistema NHK giapponese. Vi saluto. Un'operazione storica con mazzi medievali. Levanza? Grazie. Grazie. Passo. Buongiorno, un microscopico consiglio, per i vostri manuali non potreste mettere un colore aggiuntivo, tutti i vari manuali meravigliosi, elettrotecnica, automazione, elettronica, mettere un colore aggiuntivo, costa poco. Quale colore vorrebbe? È il blu, come tutti. No, ma c'è già. Manuale dell'ingegnere. No, ma quelli, sa, quelli specializzati, automazione, elettronica, elettrotecnica. Sì, adesso c'era appunto il biondo che era ocra come colore. Comunque un colore aggiuntivo aiuta, no? Perché c'è già un altro manuale che vuole per quello, sempre della stessa collana. Che è il manuale di ingegneria di geometra. Ho capito, però. Quindi non possono fare due blu uguali. No, ho capito, ma i vari quelli specializzati, no? Automazione, telecomunicazioni, mi pare che non c'è un colore aggiuntivo, o l'ha messo recentemente. No. Conviene mettere un colore aggiuntivo, no? Aiuta. Aiuta, esatto, bravo, sì. Salve, buongiorno.
Qualcuno ha dimenticato gli occhiali lì, no? Come non detto. Controllando se funziona. Anche con la mente stereoscopica. Allora, non è sua, no? No, sono loro. Ah, comunque è interessante che c'è anche il stereoscopico, visto? Due elementi di ripresa. Guarda, io faccio una piccola variazione, ci ho messo anche una lente. Siccome sono diffidente. Yeah, so more like that. So you know, the songs written by someone. Degli Amarcord, sai? Localizza i vari sistemi di localizzazione? No, sono dei router per mettere a bordo dei mezzi mobili, poi a bordo degli yacht, dei pullman. E
dai treni. Cioè, per fare cose, per fare del web, non so, per che cosa? Sì, praticamente con un router di questo genere che si collega al wifi della marina quando lo yacht è nel porto. Ah, ho capito. Dopodiché c'è due SIM che va sulle SIM LTE, una in alternativa all'altra. Ma serve per le localizzazioni praticamente? No, per dare la connessione wifi, per la videosorveglianza, ah, per tutte le... È una gran bella soluzione. Complimenti, sì. No, solo per rubare dei minuti. Certo. Arrivederci. L'obiettivo è che tra le mie obsessi di visualizzazione che sono moderne, creando un ambiente che non è speculativo. Promettiamo un altro creativo. Informazioni, il Politecnico è presente qua? Il Politecnico? Politecnico. Una volta c'era una sezione... È un'area, un'area. Dovrebbe essere un'area in cui sono tutte le cose inerenti al Politecnico, no? Di Milano, eh? Almeno l'anno scorso mi pare che ci fosse. Volteri quest'anno non ci sono le cose, quindi Può essere che... Bene, grazie, scusate per il suo. Thank you.
politica. Che ce n'è una che ne cresce, posso? È bruno. Lo dico, è una bloggy, no? In cui ci ho messo sopra la lente perché vorrebbe emulare il sistema giapponese dell'NHK ed autostereoscopico, no? Però questo è a livello entry level. Ma Google, in effetti, se guarda il suo lavoro, un po' di effetto aumenta, no? È sempre una porcheria, però un pochettino aumenta. Quindi questa è una camera e lei sì, l'ha aumentato per aumentare leggermente la profondità, ma è sempre una porcheria. Sei vivo? Con gli obiettivi, quello è easy.
Zipping MM. Poi c'è Microsoft, come si mette delle cose, Fabri 4.0, CRM, quindi comunicazione tra aziende, networking. C'è una che dobbiamo. Queste qui sono due conferenze che si svolgono qua, eh? Sì, sì, un signore che vede qui. Interessantissimo. Comunicazione. Ma questo era mio. Fino a 300 mega. Voi li vendete in tutte le librerie di Milano? A Milano questi li trovo alla Eupli, la bene, libreria Eupli anche in Rizzoli. Fate delle grandi belle cose. Hai visto, sei curioso. Sai cos'è? Se lei guarda su internet, no? C'è l'NHK giapponese che è fatto insieme di televisione autostereoscopica, no? E vagamente emulando quel sistema lì, c'è una lente messa per un sistema normale e aumenta leggermente la profondità. Di poco, è mica tanto. C'è un po' sì. Di... Sì. E così è una piccola trovata banale. Comunque sembra una porcheria. Arrivederci. Salve. E complimenti per il vostro lavoro editoriale, è molto fatto bene. Sai cosa gli facciamo fare a Toto? Versati. Forse vedi mi che se si dice carcino mesi, io c'è la liceo prima di questa, cioè se sta con i servizi. Thank you.
le prendo una promemoria per mio figlio. Prega, prega. Anche se poi dice che gli rompo le balle inutilmente. Quindi, per curiosità, la SAP rispetto all'Oracle e altri sistemi, cos'è che offre di più, di meglio? Buongiorno. Sono solo un ex redattore di riviste di carattere tecnico. Ah, ho capito. Io ho fatto la stampa per la Digital Equipment negli anni 70, quando è appena arrivato in Italia. Ho capito. Allora, volevo chiedere questo, cosa c'è della SAP, sono informazioni molto veloci, cosa c'è di peculiare la SAP rispetto all'Oracle o altri sistemi, e poi dico, può dare un aiuto sul profilo civile a Renzi perché rende l'Italia meno sgarrupata? La domanda. All'ultima preferisco non rispondere perché è un po' difficile trovare la soluzione. Non è banale, ecco. Sì, in effetti. Invece, però la SAP è grossa, si potrebbe permettere. La SAP è grande, ma effettivamente combattiamo con una burocrazia che pian piano, ecco, da questo punto di vista si sta un attimino semplificando. Attraverso gli opinion leader magari, no? No, ma questo è vero, però è anche vero che negli ultimi anni, e quello che sarà anche l'anno prossimo e l'anno successivo, abbiamo visto che si sta riducendo la parte di oneri burocratici, di fiscalità connessa alle aziende, che sono uno dei principali ostacoli per cui non vengono scelti software internazionali. Software come quello di SAP Business One, che SAP opera in Italia con due prodotti, R3 e Business One. Ah, ma così è presto dei dettagli. Comunque voi... No, no, è piccola media impresa. Quindi l'importante è che i vostri software siano... come dire, compatibile con tutto ciò che c'è in giro, magari sono perfettamente compatibili. Scusa, ciao Andrea, Tino Bellini, ti ricordi? Ah sì, ciao. Dopo ci vediamo, dai. Grazie, ciao. Il problema è la compatibilità essenzialmente, cioè fare in modo che ci siano... In Italia, non è un problema, nel senso che hanno proprio fatto l'adeguamento normativo alla fiscalità, però devo dire che c'è ancora un po' di ostilità da parte del pubblico sì, questo è quello generico. Buongiorno. Siamo già conosciuti noi, Zango, vero? Comunque non voglio rubare il tempo. Ah, perfetto, infatti, grazie. Forse potresti fare anche un'azione di comunicazione attraverso l'Istituto Superiore, attraverso il, come si chiama, aspetti, il Politecnico, il MIPS, eccetera, no? Ah, quello di Milano? Esatto, sì. Tipo un nome a caso, con Fuggetta. Occhi per esso, sa Fuggetta, è quello che scrive il nome, ma sì, è il capo, dopo un pari di Spina che è morto ed è uno degli esponenti di questa organizzazione. No, alle volte attraverso gli elementi salienti, certo, potrete, perché la SAP penso che sia molto promettente. No, senz'altro viene molto apprezzata, soprattutto da chi cresce, da chi punta un po' all'estero e punta più che altro al controllo di gestione, perché diversamente dai software italiani è più basata su un aspetto di controllo di gestione in primis e poi vengono gli aspetti fiscali. Capite, quando spesso si parla di un gestionale italiano ruota tutto attorno alla fiscalità e magari si perde di vista quello che è il controllo di gestione. Quindi... Voi avete anche un versante per il controllo qualitativo dell'azienda, cioè perché sia conforme alle normative. Sulla qualità no, non abbiamo nulla. Ho capito. Okay. L'altra soluzione di SAP, la R3, invece ha dei moduli proprio specifici per la qualità. Riprendo un po', se funziona riprendo un po', ho ripreso un po'. Ah, prego, prego. Ma perché c'è proprio una telecamera anche? C'è anche la telecamera? Sì, ma... Ah, eccola qua. No, ma le spiego, questo qui è un'emulazione caricaturale del sistema NHK giapponese. Se lei va a vedere, è un sistema autostereoscopico che stanno tentando di fare, no? E usano una lente davanti al sistema di ripresa, davanti a un dispositivo a occhio di mosca, no? Ah. Io anziché l'occhio di mosca ne metto non due. Esatto. Ah, ok. Anziché l'occhio di mosca ne metto due sulla lente e faccio una, guarda, adesso è pezzeria. Un po' si vede di perpendicolo, no? Si vede un po' in profondità, aumenta il leggermente la profondità, è sempre non bene, no? Sì, vedo, ma non... Ah, perché sarebbe in 3D proprio. Sì, è figo, è vero o no? È quasi assurdo.
Poi insomma questo. Viene male di testa. Sì, esatto, esatto. La stessa cosa è bello, che se adesso lo mette su YouTube, no? Lo vedi in una glifo, no, per dire, perché non può, oppure c'è il video, il sistema, costa moltissimo proprio in 3D. Invece quello lo vedi in una glifo, però la peculiarità è che lei schiaccia il bottone con forma, con il disegno di un ingranaggio e lo rivede normale. Che è la base. Arrivederci, se piacere, buongiorno. Vuole farlo? C'è qualcuno che si può prendere questi? Comunque già tantissimo, perché me lo vorrei fare, non che non li devo fare. Ti devo contattare con me. Kansas City, Technopolis, Charlie, Seattle. Sono un ex redattore in pensione, il mio cuore batte verso vecchie riviste, ma sa, per zavorrare il sacchetto. Sì, grazie.
che fa? La programmazione ad oggetti, non si sa. Il compilatore. La domanda era se parla della programmazione ad oggetti, non so. Come l'ho detto? Come l'ho detto? Scusate. Non volevo. Questa cosa. Legge i codici QR, eh? Sì. Fa vedere come fa? Scansiona. Ah, qua. C'è questo in più. E cosa succede? Cosa legge? Ah, beh, questo codice, sì? Il fa verde, dopo i dati vengono scaricati, sì? Si dà la lista dei nomi. E cosa costa questo oggetto qua? Lo so, lo danno agli espositori. Ah, ho capito. Se lei passa da voi. Ah, capito. Gli dico un'altra cosa, questa è curiosità tecnologica. Questo qui è una banalità, no? Vorrebbe emulare in maniera caricaturale il sistema di autostereoscopia della giapponese NHK, no? Uh-huh. Cioè loro usano una lente più un occhio di mosca in fase di ricezione e un'altra occhio di mosca e lente in fase di... Anziché l'occhio di mosca, siccome io ho pochi di neri, uso semplicemente due lenti, no? Uh-huh. Poi ci metto una lentona e qualcosa si vede, no? Guardi un po'. Uh-huh. Non è che c'è un certo effetto. Comunque c'è un'altra cosa ancora bella, che cioè... Se lei non ha un video in 3D che costa 5.000 euro, allora deve venire magari sul computer. Sul computer lo devo fare in una glifo. In una glifo per un po' va bene, poi viene mal di testa. In basso a destra c'è un simbolo, ingranaggio. Sì. Lei schiaccia quello, ritorna normale, quindi il problema è superato. La saluto. Fabri 4.0 per migliorare la qualità dell'impresa e le prime le multinazionali. Curiosa te, cosa sarebbe codesto? Cioè, non c'è mica già il viva voce, qual è il problema? Che
Ideona. Sai. Lo vedete le biblioteche, tra l'altro, no? Eh? Lo vedete anche le biblioteche, no? Per i codici dei libri, no? Può essere, sì. Sì, abbiamo un paio di clienti che fanno applicazioni per le biblioteche. Capito. Una cosa interessante che adesso ha permesso ultimamente la Google, no? Oltre al fatto che lei può accorciare gli indirizzi in rete con facendo https due punti bar go.gl, se lei quando c'ha l'indirizzo accorciato, no? Ci mette punto QR in minuscolo, gli viene subito il codice QR, e questo esatto veloce. E questo è veloce, esatto, e questo quindi è una cosa interessante anche per gente che è potenziale utilizzatore della vostra cosa, glielo dite se sfugge di nuovo. Buongiorno. Abbiamo circa un'altra di territorio. Il nostro fatturato è when you're a startup entrepreneur, you're a small digital business owner. And if you realize that, you get so much more easy to find it first and foremost. Stiamo dicendo, scusa? Buongiorno, scusi, lei questo stand qua? Sì. Pensavo che è molto interessante il fatto che permette di avere riprese stereoscopiche, no? Che poi sarebbe come questa, diciamo. Sì, sì. No, la cosa. Il fatto che sia stereoscopico lo usate per vedere i fotogrammetti, dici? Sì, certo. Sì, utilizziamo praticamente un sensore RGB tipo questo e poi dopo utilizziamo software, nuvole di punti, andiamo a fare tutto. No, capito. Geolocalizzazione. Ma le cose impostate alla Google o no? Per fare il mobile? No, utilizziamo per fare mappature di terreni, noi lavoriamo su agricoltura di precisione. Ah, capito. Quindi, precisione perché? Precisione, cioè? Perché utilizziamo queste camere iperspettrali. Ah, anche tirano fuori dei dati. Anche lo spettro per indicare, sì. Capito. A proposito di spettro, c'è un posto, adesso non mi ricordo più, dove c'era, come si chiama, al Museo della Scienza Tecnica, c'è una, come entra, no? In stazione per i bambini, c'è una cameretta, dove una scatola dove ci sono le luci a vari colori per le piante, perché a seconda del colore, riflettono, esatto. Sì, ma si capisce, è stato vegetativo. Sì, ma se, proprio per assorbire, per coltivarle. Sì, 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 sì. Ah, dico una cosa curiosa, no? Questa qui che ho in mano, no? Sì. Sembra una bella, è simile a quella, no? È della Bloggy. Siccome che è troppo tecnologia rispetto al prezzo, di 250 euro, non l'ho più venduta perché non gli conveniva, no? Perché con questo modo qui non comprava questa, non comprava quella da 1100 euro che gli interessava loro. Vabbè, comunque la cosa peculiare è questa, è così, no? Allora, se lei va su internet, va a vedere la giapponese NHK, che ha fatto un sistema autostereoscopico, sta perfezionando, in cui davanti a una videocamera normale c'è un sistema occhi di mosca e poi c'è una lente. Al rovescio, occhio di mosca e lente, e rivede in profondità, no? Allora, emulando questo sistema qua, siccome mi posso permettere, anziché l'occhio di mosca ce ne sono solo due. E qui c'è la lente che moltiplica per due, no? E allora così aumenta leggermente, è sempre lo schifo, però aumenta leggermente, no? E guardi se dico una banalità, aumenta, no? La profondità, o sbaglio, si vede un po', sì, leggermente, sì. No? Sì, sì. La non grande? Si vede, si vede.
po' più profondo, no? Sì. Ecco. Ma poi c'è un'altra cosa che è da considerare. Che lei, naturalmente, se non c'ha 5.000 euro da sbattervi per un display, lo vedrebbe così, no? Deve accontentarsi di vederlo sul computer, no? Sì. Sul computer glielo può fare nell'anaglifo al massimo che fare. E nell'anaglifo succede che lei, dopo un po' di tempo, gli viene mal di testa, no? Però c'è la peculiarità che ha fatto Goblet, che a destra in basso c'è un simbolo che si chiama, è un simbolo di ingranaggio, no? E schiaccia quel simboletto e da 3D diventa 2D, ritorno normale, e quindi il mal di testa sparisce. Tante cose, auguri per la vostra ritrovata. Comunque l'ho segnalato all'osservatorio ufficio stampa. Per cui si vedono loro dei giornalisti con la bava alla bocca, sape che è colpa mia. Il problema di zavorare il sacchetto. Prendo. Grazie. Guardi, con questa, sì, dopo che sono l'appresa, sì, c'è uno sconto fino al 6 novembre sul sito. Ah, voi siete della Misco, no? No, siete, no, no, è in partnership con la Misco. Ah, capito. Vi dico una cosa curiosa, già che sono qua. Questo mi sembra una schifo, no? Vorrebbe emulare il sistema autostereoscopico della giapponese NHK, no? Questa giapponese mette davanti a una normale telecamera un occhio di mosca e una lente, e al rovescio in fase di ripresa, e vede un se va su NHK e guarda Digi Info che era. Allora, siccome non posso permettere, ma semplicemente la lente. La lente sopra normale, anziché l'occhio di mosca, solo due i due cosi della blocchi, no? Poi effettivamente qualcosa vede, guarda un po'. Vita d'amore, vista, la mostra, lo SMAU 2016. Vi saluto. Sopra una blocchi Sony e muore il sistema NHK giapponese di autostrada.